Io, come dire, gli interventi di tutti oggi cercherei di focalizzarli su questo, cioè su oggi, cosa vuol dire raccontare allora, piuttosto che su come abbiamo vissuto l'allora, che diciamo abbiamo più visto stamattina per i ragazzi, no? Oggi invece approfondirei più proprio le tematiche, direi quasi di carattere tecnico, no? Buonasera, io mi chiamo Stefano Reali, te lo dico perché magari non so il sottotitolo, qualcuno potrebbe non No, ce sapere. l'avevamo fatto stamattina, l'avevamo Sì, fatto. vabbè, non c'è. È vero, non c'è, no, ma scusa. Io purtroppo non ero presente stamattina, vorrei però prendermi un minuto prima di affrontare la cosa molto impegnativa che lei mi ha così scarinamente sollecitato per fare un ringraziamento, perché per puro caso in questo momento io non presenti in questa sala tre persone che sono state molto importanti nella mia vita professionale e da cui ho imparato molto, per cui se lei parla di racconto, io se oggi sono qui e riesco a mantenere qualche elemento della mia famiglia grazie ai racconti è molto grazie a loro. E il primo in assoluto è stato Franco Giraldi, che è stato il mio indimenticato insegnante di regia al Centro Sperimentale più di 30 anni fa ormai. E nella sintesi della sua grandissima sapienza professionale riuscì a instillare in noi sia la necessità del racconto in senso, come si può dire, come sede di qualcosa che è degno, sia la necessità di usare il racconto per infilarci qualche cosa della nostra indignazione civile. E è una cosa di cui sarò sempre grato, Franco. La seconda persona molto importante, sempre in quegli anni, è stata il professor Laura, che rifiutò un mio articolo per la rivista Bianco e Nero. Devo dire del tutto legittimamente perché era illeggibile, però mi disse: caro Reali, se le piace il cinema cerchi di farlo e non di scriverne. Insomma, è andata proprio così, insomma. E la terza è Giuliano Montaldo, che non mi volle come assistente volontario di Marco Polo, non mi volle, mi disse: bellissimo questo saggio. Nel frattempo hai fatto tre film. E infatti, no, stavo per dire, non volendomi. Mi mise in modo diciamo, di cominciare a fare un lavoro che ancora oggi, graziosamente, insomma, qualcuno mi dà qualche chance. Per quello che riguarda quello che ha detto lei, che mi sembra, diciamo, forse meriterebbe una voce più competente, io posso dire soltanto quello di cui sono stato testimone diretto, perché io nel 76 c'avevo, nel 75 c'avevo 18 anni, per cui io ero, come parecchi qui in questa sala, ero ormai assuefatto all'idea che si potesse appunto vedere due giovani che scherzando su un tram ce ne hanno fatto sei con altro, non hanno realizzato un altro. Noi avevamo allora la stessa assuefazione da numero. Il primo ti indigna, il secondo ti stupisce, il terzo ti incuriosisce, il decimo ti annoia e il quindicesimo ti diverte. Però ci sono sempre persone, io mi ricordo per esempio, credo che sia anche ispirato al film Il caso Casalino, che ci riempì tutti di. Perché lì c'era un qualche cosa, dice, è possibile che per far riflettere delle persone su una casa. Cioè, a me quello che mi ha colpito dell'esperienza del terrorismo in Italia, e lo dico da operatore della comunicazione in questo momento, è che l'eventuale possibile simpatia che a frange poteva attirarsi era: lo fanno senza un fine di lucro, lo fanno, non cercano soldi, non cercano, lo fanno per una causa in cui credono. Ora, se c'era un 3% di persone che poteva provare simpatia era per questo e non per altro. Di fronte a tanto sangue, penso, con il distacco di questi 2 decenni, 3 decenni che ci separano da quel momento, penso se oggi noi abbiamo, come dire, fatto tesoro di un'esperienza, se noi abbiamo messo in circolazione nelle nostre idee un anticorpo, un qualche cosa che può impedire oggi o un domani un riaffiorare di quel tipo di sconsiderata canalizzazione sbagliata di alcune energie in eccesso in qualche cosa che può procurare altro dolore. Io credo che l'Associazione delle Famiglie delle Vittime, di cui forse c'è qualcuno presente,
che hanno legittimamente fatto sentire la loro voce prima della proiezione del film sul seggio, mi riferisco a una cosa che ha fatto una cosa degnissima, perché nel comunicato che io ho letto non c'è stato, diciamo, la, dice, siccome questo film rischia di celebrare la, l'estetica di eroismo di qualcuno, noi senza vederlo gli spariamo addosso. Invece c'è stato, mi pare di aver letto, una presa, diciamo, di coscienza di civile, crediamo sia giusto raccontare un qualche cosa che è successo, vi chiediamo rispetto per chi non c'ha più un padre, per chi non c'ha avuto un fratello, per chi e potrebbe vedere in qualche modo incarnata da Scamarcio, da Mezzogiorno, eroicizzata una figura che di fatto ha creato degli orfani, oltre a creare sconforto, oltre che a creare rassegnazione, acquiescenza e quella sottile scomparsa dell'indignazione che di solito è il primo sintomo, diciamo, di qualche cosa che indica dei detriti, delle crepe sul sistema, sull'edificio italiano. Per cui io, ecco, mi limito soltanto a questa piccola considerazione. 10 anni fa forse quel film, e forse anche questo film, sarebbe stato più difficile farlo. Io penso che ci sia una fetta importante della nostra storia che vada raccontata. Sono contento che ora ci si cominci a pensare. Non ho visto quel film, non so se lo andrò a vedere, però penso che tanta gente ha operato una rimozione collettiva su un fenomeno che era nostro. C'è stato tanto sangue. Tanto sangue e tanta legittimazione anche ideologica di questo sangue. Per cui benedico non questo convegno, ma mille altri che si possono fare e dove vengano radunate tutte le possibili, diciamo, vittime di, non so, c'è qualcuno che l'ha chiamato, adesso non mi ricordo esattamente, era un'espressione di Olivero Bea che mi aveva colpito, sangue per caso. Cioè qualcuno che viene colpito non perché ha fatto qualcosa, ma perché rappresenta qualche cosa, ma sta soltanto facendo il suo dovere. Non era esattamente questa l'espressione, ma era proprio questo tipo. Tante persone sono accomunate per questo. Io credo che oggi ci sia stata anche forse qui Benedetta Baggi, giusto? Sì, è stata. Noi in Italia abbiamo tanta gente e tanti parenti di tante persone che sono accomunati da qualche cosa, che non ha a che fare con l'ideologia o solo con l'ideologia, non ha a che fare con la mafia o solo con la mafia, ma che ramificandosi ha creato una rete di persone che hanno pagato ingiustamente, e parlo di quelli che sono rimasti, non di quelli che in qualche modo sono stati uccisi. Per cui credo che più si solleva un discorso sull'opportunità di raccontare in maniera corretta quella che comunque è una fetta importante della storia del nostro paese, e meglio. E se la televisione, la fiction, può fare questo con un po' più di, vogliamo dire, di controllo, con un po' più di, con meno parzialità, con più occasione, diciamo, di fare un double check fra ciò che è opportuno dire, ciò che è opportuno magari lasciare nell'ombra, perché comunque non darebbe senso al racconto. Noi non vogliamo, secondo me, fare delle storie che richiedano l'esattezza puntigliosamente documentaria di ciò che è accaduto, dovremmo restituire il senso di alcune esistenze che silenziosamente sono state cancellate, alcuni eroi minori perché forse non sono stati stracelebrati, ma che hanno lasciato la loro esistenza, la loro vita per fare il loro dovere. Secondo me, se riusciamo a farlo, noi diamo una lezione di educazione civica e di senso della didattica civile che penso altri paesi forse avrebbero meno bisogno di farlo, semplicemente perché hanno avuto meno morti. Penso alla BBC, o penso alla Francia, o penso ad altri paesi che hanno avuto meno, diciamo, di noi questa cosa. Per cui noi dobbiamo usare questo strumento, e sia in cinema che in televisione, che in radio, che in teatro, cercare di rispettare anche la sete di sapere che tanta gente ha e che tanti mezzi in questo momento non gli danno per poterla soddisfare. Grazie.